Oggi, 6 maggio 2004, a Londra la casa d'aste Christie's batte un record. Incassa $1.340.000 dalla vendita di alcune memorabilia dei Beatles. Tra le maggiori curiosità all'asta, una chitarra Vox Kensington usata da Lennon e da Harrison, un collare di pelle indossato da John Lennon alla fine degli anni 60 e il contratto originale firmato dai Fab Four con il loro storico manager Brian Epstein. Sarah Hoxton, direttrice della sezione Entertainment di Christie's, dichiara che nel corso della sessione d'asta sono arrivate offerte davvero pazzesche da collezionisti privati. Il contratto originale tra Epstein e i Beatles, datato 1 ottobre 1962, agli esordi cioè della carriera dei Fab Four, ad esempio, viene venduto per 122.000 sterline, oltre 150.000 euro. E stimato non oltre 45.000 euro, è stato acquistato di fatto da un collezionista inglese per 3 volte il valore. La chitarra Vox viene venduta a 100.000 sterline, il collare di pelle addirittura viene battuto alla stratosferica cifra di 117.000 sterline, cioè 8 volte il valore stimato. L'acquirente in questo caso è un collezionista americano. Inoltre, un disegno a pennarello di John Lennon si vende per 12.000 euro, una lettera firmata dallo stesso Lennon a 7.000 e un disegno a inchiostro intitolato Happy Fish, pesce felice, viene venduto a 11.500 euro. Nella medesima sessione d'asta, il poster originale di un concerto americano di Elvis Presley degli anni 50 viene venduto a 12.000 euro, un acquarello dipinto da Sid Vicious a poco più di 2.000, così come il poster originale di un concerto della Jimi Hendrix Experience. Non c'è niente da fare, come cantavano in una loro canzone del Sgt. Pepper's, anche nelle aste i Beatles vanno sempre meglio. Time.